E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi direzione Lago di Garda e andrò a fare quella che dicono che sia la strada più bella del mondo da fare in moto, ossia la strada della Forra. Quindi farò il primo pezzo in autostrada che vi farò saltare, poi dopo qualche chilometro di tangenziale arriveremo a costeggiare il lago di Garda, appunto, dove poi saliremo per la Forra. Già sono andato 2 settimane fa per percorrerla, visto che ero in ferie, però era venerdì e a quanto pare in questo periodo la strada è aperta solo il fine settimana oppure dopo le 18, perché penso che stiano lavorando per una frana. Ok, oggi è anche il primo giorno che viaggio con la moto completa. Infatti è arrivato il kit, quello che mancava del kit touring, kit GT, come volete chiamarlo. Magari il prossimo video lo dedicherò appunto a spiegarvi quello che è il kit GT su questa moto. E per questo iscrivetevi al canale. Intanto ragazzi, vi saluto per non annoiarvi in questo tratto autostradale e ci vediamo dopo sulle strade un po' più cattivanti. Oggi voglio andare al mare, anche se non è bello. Oggi ce la posso fare, torno a casa e prendo l'ombrello. Ok ragazzi, siamo quasi in località Salò, si incomincia a intravedere il lago di Garda, guardate. Diciamo che fino a Salò il panorama non è di quelli spettacolari, poi comunque c'è anche un po' di traffico. Poi dopo quel di Salò, dopo un 5-6 km ancora, la strada inizia a diventare un po' più stretta, un po' più bella, è un po' più divertente. Ok, da qua ragazzi la strada si comincia a fare più interessante, più divertente e più panoramata. Si può dire panoramata, si può dire anche petaloso, si può dire anche panoramata. Guardate che spettacolo il lago di Garda, bello, spettacolare sta strada, bella bella bella. E ancora non siamo arrivati alla Forra, alla strada della Forra. Ecco, questo era un pezzo che l'altra volta che sono venuto mi è piaciuto particolarmente. Guardate qua che ingresso bello bello. Questo parco qua merita. Ok, siamo a Tremosine sul Garda, che è il paese dove inizia appunto la Forra. In fondo a questa discesa si girerà a destra, scusate, a sinistra, e si imboccherà appunto la strada della Forra.
strada della Forra, ragazzi, non so perché tutti sono tirati dritti, sono tutti matti. Wow, che spettacolo. Adesso scendiamo da questa strada spettacolare
Non so se ho registrato l'audio a venire su, al massimo metterò un po' di musica di sottofondo per farvi vedere sta strada. Adesso andrò giù e fermarmi in una delle grotte per fare la foto. Davvero molto molto bella e suggestiva. Guardate qua il ponticello. Guardate qua che spettacolo. Spettacolare fischia. Guardate qua che spettacolo. Wow, wow, spettacolare. Ecco, dopo questa sosta per fare due fotografie riparto. E finiamo questa bella strada. Spettacolare davvero, ragazzi, venite a farla. A parte questo primo pezzo di galleria che non si vede assolutamente niente. Davvero spettacolare, sono davvero senza parole, ragazzi, davvero senza parole.
Ok ragazzi, dalla strada della Forra è tutto. Vi ringrazio di aver visto il canale, se vi è piaciuto cliccate il mi piace, iscrivetevi e alla prossima, ciao ciao!